Oggi giriamo sulla barca. Nunzio, hai visto? Buongiorno, amici Facendo di... palestra. No, sto facendo un po' di palestra perché oggi Nunzio si è collegato troppo presto e quindi sto facendo un po' di, come si chiama, stretching. Stretching. Stretching, cioè da una gamba passo così, mi abbasso, quindi per, diciamo, per gli addominali, no, per gli addominali, per i bici, no, come si chiamano? Le cosce, Tricipiti. come si chiamano? I dorsali, Tricipiti. no? Tricipiti. No, i cosi. Come si chiamano i muscoli delle cosce? I glutei non sono i muscoli delle cosce. Daro ha detto che i muscoli delle cosce si No, chiamano glutei. Daro, Daro, non sono. Allora il culetto dove si trova? Ma vabbè, cioè, vabbè, purtroppo è straniera, non capisce. Pensavo che hai detto non Che ti vuoi fare? Ti vuoi fare inquadrare? No, Daro, vuoi salutare gli Daro può amici? uscire. Daro può fare. Daro, la Gli amici riconoscono, Daro. di Cricchì. Daro in versione maschera, però. Aspetta che mi allontano per il solito il metro. Siamo tutti pronti per uscire. Stavo dicendo, Nunzio, oggi abbiamo avuto anche gli ospiti. Chiaramente, sempre rispettando le prescrizioni, mi sono allontanato a più di 2 metri. Dado con i guanti, quelli che gli danno i fruttivendoli al supermercato, e la cuffietta l'ha fatto con un rotolo di carta igienica. Sì. Ecco quella buona, diciamo, doppio velo, quindi si può fare. Ok, Nunzio, buongiorno. Oggi giovedì 30 maggio. 30 aprile. 30 aprile, scusa, oh, Madonna, mi sta venendo, come si chiama quella sindrome di quel giornalista, come hai detto che si chiama quel giornalista? Luca Giurato. Alla Giuranite, la sindrome di Luca Giurato, che quel diceva, sparava papere all'impazzata. Quindi vedrò di concentrarmi e di dirne poche. Quindi oggi, giovedì 30 aprile, giusto? Sì. Domani, 1º maggio, Sì. festa dei lavoratori, San Giuseppe lavoratore, e purtroppo, siccome San Giuseppe lavoratore, e noi siamo dei lavoratori, lavoreremo, lei lavoreremo, nata papa, nata giurata, lavoreremo pure noi, giusto, Sì, Nunzio? la programmazione di Canale 2 sarà come Normale, sempre, visto che Canale 2 normale. c'è comunque, Sì. è soltanto che Canale 2 c'è il 1º maggio, cioè a chi dovete disturbare il 1º maggio, tipo prima telefonata, ci potete chiamare, che quel giorno praticamente Siete le persone... già andati in onda e andrà in onda È un domani. problema questo fatto che non si può più. Sono rimasto bloccato, Nunzio. Sì. Ringraziamo sempre, Nunzio, dobbiamo sempre ringraziare i nostri telespettatori che ci seguono, perché grazie a loro che noi andiamo in onda e che continuano ancora a mandarci, quindi li ringraziamo al 100 per 1000, continuano a mandarci le foto dei disegnini che fanno i loro figli. E continuano ancora a mandarci le foto dei piatti che hanno preparato. Quindi anche il 1º maggio, penso che, visto che si sta a casa per molto tempo, prepareranno dei piatti succulenti e molto, ma molto buoni. Volevo partire con i disegnini oggi, Nunzio? Sì, partiamo. Ok, quindi il disegnino della bimba Angela. Beh, complimenti ad Angela perché è stato su centinaia di disegni, è stata la prima a disegnare un carabiniere, quindi un agente delle forze dell'ordine. Hai visto? Probabilmente forse il papà sarà carabiniere o poliziotto, perché vedi, almeno dovrebbe essere un poliziotto, un vigile, che è, boh, Sì, sarà un carabiniere. poliziotto, un No, secondo carabiniere. me è carabiniere. Quindi Angela, grazie per quello che state facendo per noi, andrà tutto bene. Quindi diciamo che questo disegnino è proprio dedicato alle forze dell'ordine, che in questo periodo si stanno veramente prodigando, si stanno facendo di tutto per tutelarci, per tutelare la nostra sicurezza. Quindi Angela. Poi c'è Anna e Noemi, saranno sicuramente due sorelline, Sì. che con questo classico disegno, un arcobaleno grandissimo, andrà tutto bene. Anna e Noemi, e quindi diciamo noi restiamo a casa, quindi ancora per poco, perché poi da maggio a giugno ci sarà un Wish and Bone e Maccheron. Poi c'è Federica,
brava. Posso dire che Federica è, secondo me, uno dei disegni che può competere a, diciamo, tra i primi della classifica, perché è molto preciso, delle linee molto rette, e poi ha fatto anche un discorso di fotografia, no? Molto bello, perché ha fatto questa arcobalena che si staglia diciamo verso questo cielo azzurro, e questa geometria di, vedi, cioè, questi due dovrebbero essere dei castelli, perché almeno vedi il muretto, diciamo, no, sono palazzi, finestre, sono palazzi. Ah, sempre dei castelli, sempre, sai, le torri, il castello di Altamura, piazza del castello, che è stata piazza Castello, che la preside Trannici. Fu così brava quel giorno a spiegarci. E quindi ci sono questi due bambini che non possono incontrarsi, non possono giocare, proprio per il discorso degli spazi, delle distanze da rispettare, e quindi giocano, parlano ognuno dalla propria finestra. Quindi proprio bravo, veramente bravo. Federica, sei proprio brava. Mi piace, hai fatto un disegno perfetto. Molto, ma molto brava. Poi c'è Francesco e Daniele, due maschietti, anche loro hanno fatto un bel disegno, un bel disegnino, con l'arcobaleno, le nuvole che sorridono, le loro manine, e quindi tutto andrà bene. Quindi loro hanno cambiato, invece andrà tutto bene, tutto andrà bene. Bravi, 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 anche Francesco e Daniele. Poi c'è Rebecca, che bellissimo, bel nome che c'ha, bellissimo nome, Rebecca, ha fatto la fotografia del coronavirus. Praticamente, vedi, Covid-19, uniti, noi ti combatteremo perché tutto andrà bene e alla fine vinceremo. Però, vedi, sono stati bravi, perché non l'hanno dipinto questo coronavirus eccessivamente cattivo, vedi? C'ha quasi un piccolo sorrisetto, hai notato? Più o meno. Non è proprio malizioso, no, assolutamente. Diciamo che bene o male è un auspicio che, vedi, sta per, diciamo, sta diventando buono. Ecco, il virus prima o poi diventerà buono. Poi c'è, concludiamo, Roberto. Disegno di Roberto. Sì, Roberto, il maschietto, e lui è un po' sofisticato. Roberto è un po' preciso, ha voluto fare un disegno più, come dire, particolare. E ha disegnato l'Italia, quindi con i colori della bandiera italiana, e poi ci ha messo al centro, come se noi siamo ancora immersi diciamo dal contagio, e quindi c'è il coronavirus, e poi la libertà è come l'aria. La libertà è come l'aria. Si accorge di quanto vale. Di quanto vale. Vedi. Perfetto, sì, non sono riuscito a leggerlo bene perché, sai, i caratteri sono più. Mi piace questa, penso che sia una frase sua, coniata da lui. La libertà è come l'aria. Vedi, si accorge. Ci si accorge di quanto vale. Vedi? In effetti, vedi? È come dire che magari noi siamo abituati a un determinato tenore di vita e quindi non ci accorgiamo dell'importanza delle cose. Oppure ci accorgiamo dell'importanza delle cose solo quando queste cose ci mancano. La morale. È proprio bravo Roberto. Da grande farà lo scrittore o il saggista o lo psicologo. Perché, hai visto, è molto profondo, è molto Wichenblon e Maccheron. Vabbè, Nunzio, abbiamo concluso anche sì, oggi. Abbiamo concluso, ci vediamo domani, venerdì, primo maggio. Sì, primo maggio. Come dire, vi auguriamo sin d'ora un buon primo maggio in casa, anche se il nostro primo ministro ha allentato un attimino un po' le maglie, quindi volendo si può andare a fare qualche piccola passeggiata o qualche piccola corsetta oltre i 200 metri dalla nostra abitazione, e finalmente possiamo andare a trovare i nostri congiunti. No, questo lunedì, il 4. Ah, lunedì! No, non accelerare quello che non è vero. Ah, lunedì, è vero! Oggi è ancora 30, È vero. Da lunedì tutto questo. Da lunedì, capito, vabbè. Come si chiama quello dopo giornalista? Luca Giurato. Giurato. Però vedi, io forse avevo capito male. Come se già da ieri, da oggi, si poteva già
fare qualche corsetto. No, tutto dal 4 di maggio. Ah, dal 4 di maggio. Da lunedì, vabbè, allora aspetteremo il 4 maggio. Vorrà dire che il 1 maggio, ma sta a casa. Saremo sul terrazzo e guarderemo il panorama. Penso che dal terrazzo di casa di Nunzio si vede il pulo. Il pulo no, perché cioè, è dall'altra parte, dall'altra... è un po' lontanuccio, vabbè. Diciamo. Ok. Il pulo ci manca, pulo, pulo, andiamo tutti al pulo quando potremo andare, perché là, hai visto, ci sono, c'è quella passerella di legno fatta bene, cioè là secondo me possiamo far intervenire Bonolis quando fa quelle trasmissioni che stanno quelle trappole, quei giochi. No, quella è quella di Jerry Scott, la botola. Ah, è micidiale, quelli portiamo là le persone bendate, dice, beh, fai questo percorso, se riesci a farlo tutto completamente senza cadere giù ti diamo un premio, oppure poi dici, quando finiamo ti portiamo nelle panche di legno a mangiare, a fare il picnic, fatte bene, hai visto quelle panche per sicure, fatte, possono anche usufruire di quegli ottimi cestini per i rifiuti, hai visto come sono fatti bene, secondo me, guarda, se avessi un drone avrei messo, secondo me anche quella monnezza che abbiamo ripreso 3 mesi fa, ti vuoi giocare che sta ancora là, che nessuno, ci vogliamo giocare? Vedremo. Allora, la prima puntata che faremo di Chicchiricchi, che potremo uscire in esterno, vi faccio vedere che la monnezza sta ancora là. Come fai a vedere? Confrontiamo le due puntate che abbiamo fatto 3 mesi fa con la monnezza e vi garantisco che non è stato raccolto nulla. Scommettiamo, Nunzio? Sì, 3,50 euro. Io mi scommetto 3,50 euro. Concludiamo la puntata. Ci vediamo il primo maggio. Ok, giusto, Nunzi? Ci vediamo il primo maggio. Sì, domani. Domani. Per oggi è tutto. Amici di Chicchiricchi, sarebbe buono.